Il comune di Corte Brugnatella si estende su una superficie di oltre 46 km quadrati lungo il medio corso del fiume Trebbia, proprio dove questo riceve le acque del torrente Adea. Un territorio modellato dal fiume che offre spettacoli naturali tra i più belli di tutto l'Appennino. La denominazione di Corte Brugnatella non indica una località vera e propria, ma l'insieme di Marsaglia, il centro più importante e popolato, e delle altre frazioni Brugnello, Rossarola, Pietranera, Carana, Collegio, Pieve, Robecco, Montarsolo, Lenzino, Lago, Confiente, Casaldrino, Sanguineto, Metteglia, Ozzolano. Marsaglia, capoluogo del comune e sede del municipio e delle altre strutture pubbliche, si trova in un punto in cui la valle del Trebbia, prima stretta e scoscesa, si allarga in un'ampia conca in uno dei tratti più suggestivi del fiume. Svetta l'originale campanile voluto da Don Federico Malacalza, parroco del paese per 35 anni. A monte della parte nuova si trova il nucleo storico del paese, costituito da caratteristiche costruzioni in pietre nere delle Ofioliti, con i tetti in lastre di arenaria, tutti i materiali trovati in loco. Sembra che queste zone fossero già abitate in età neolitica. Nel 220 a.C. giunsero qui i Galli Boi a soppiantare i Liguri. Fin dall'epoca dei Liguri attraversava i territori di Corte Brugnatella un intreccio di mulattiere e sentieri ricalcato in seguito dal Caminus Genue, ovvero la via del sale, dell'olio e della legna, che i mercanti piacentini percorrevano per portare al mare, a dorso di mulo, le loro merci. Le notizie più attendibili sul comune di Corte Brugnatella e sulle sue origini si hanno in epoca longobarda, quando qui nacque una corte reale. Questo paese qui è stato fondato da un capitano dei Franchi, un certo capitano Breno. Venne qui, fondò un castello e una corte. Il capitano Breno sarebbe quindi capostipite dei Brugnatelli, la famiglia che esercitò il suo dominio sul Brugnello e sulle zone circostanti, ovvero le corti che oggi formano il comune. Dopo l'anno 850 si fa sentire l'influenza dei monaci di San Colombano e sorgono diverse celle monastiche, centri di preghiera e di meditazione. Nel XIII secolo il governo passa alla famiglia Malaspina, alla quale subentrano in seguito i Visconti. Si succedono nei secoli la dominazione spagnola, quella austriaca e successivamente quella dei Savoia. Nel XX secolo il comune di Corte Brugnatella passa dalla provincia di Pavia a quella di Piacenza. Nel 1982 il comune decide di dotarsi dello stemma civico e del gonfalone comunale.